Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo del petto e cerchiamo di contare 5 ragioni per cui non cresce. Perché questo video? Lunedì abbiamo fatto una diretta live in allenamento su Instagram, quindi se non ci seguite su Instagram andate a seguirci su Instagram, in cui ci siamo messi in palestra, abbiamo acceso il cellulare live davanti a tutti quanti e ci siamo allenati, abbiamo spiegato più o meno nei limiti quello permesso dall'allenamento quello che stavamo facendo, ed era un allenamento di petto e bicipiti. Sono sorti un sacco di domande in generale sull'allenamento del petto, perché non cresce, e molte persone hanno scritto commenti riguardo alla struttura dell'allenamento, alcune cose che hanno acceso diverse lampadine su tanti motivi per cui non cresce il petto. E quindi ho detto: oh, fai un video su YouTube perché non cresce il petto, quindi eccoci qua a fare un video su perché non cresce il petto. Ma prima di iniziare, ragazzi, io non lo dico mai, però ricordatevi di iscrivervi e di mettere un like e di commentare, dare la vostra opinione. Ragazzi, è super importante per noi, ci aiuta a portare avanti il canale, portare avanti tutti i nostri progetti. Quindi se ci seguite in generale, se vi piacciono i contenuti, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un like, commentare e seguire soprattutto il canale, è super super apprezzato, ci dà una mano veramente importante a portare avanti tutti i progetti. Quindi detto questo, petto. Primo motivo, il carico. Non caricate abbastanza sul petto. La progressione di carico è un po' più difficile rispetto a tanti altri distretti, perché di base a livello assoluto è un distretto che carica un po' di meno degli altri. Cioè, tipicamente sugli esercizi di spinta orizzontale e spinta verticale soprattutto, carichiamo poco rispetto a quello che può essere una pressa, una cosciata, una remata, ok? Quindi questo che cosa vuol dire? Noi quando ci approcciamo a fare una progressione di carico, nella maggior parte dei casi cos'è che succede? Che inseriamo il minimo carico che abbiamo a disposizione, almeno doveste fare così, inserire il minimo carico che abbiamo a disposizione per aggiungerlo al bilanciere. Quindi abbiamo il nostro bilanciere, abbiamo, non so, 40 kg per parte, andiamo e prendiamo i nostri 2,5 kg, per esempio, per parte e li mettiamo. 2,5 kg, se li mettiamo su una pressa, a livello assoluto, a livello percentuale, anzi, considerando il carico assoluto, sono un carico molto molto basso. Stesso se lo mettiamo su una cosciata, su una remata, ecco, su una Smith, soprattutto se inclinata, inizia a essere una percentuale un po' più alta, non esagerata, però un po' più alta. Questo se la palestra ha dischi a 2,5, perché molto spesso i dischi sono da 5 kg per parte. Quindi, in generale, questo per dire cosa? Che le progressioni di carico sul petto tendono ad essere molto più difficili, quindi è molto più probabile per le persone raggiungere uno stallo. E da qua il fatto che i carichi non salgono bene sul lungo periodo, a meno che le persone si mettano a fare una progressione stile powerlifting in buffer, che ci permette di migliorare il massimale, ma non ci migliora il carico sullo stimolo che noi vogliamo dare. Questo è un discorso molto importante. Il carico che a me interessa non è il carico che io faccio massimale o nelle mie ripetizioni in buffer. Il carico che a me interessa è quello che riesco a fare sul mio range ipertrofico, che nel caso del petto i range ipertrofici per ciascun distretto sono diversi, ragazzi. Nel caso del petto è un range che va dalle 6 ripetizioni alle 12, range ideale, ovviamente lavoriamo anche attorno, però il range ideale tra le 6 e le 12, quindi quello che mi interessa è essere molto, molto, molto forte sul 6 RM, 7 RM, 10 RM, 12 RM, tutto il range 6-12 a cedimento, andando a cedimento. Quindi mi interessa anche che questa forza io riesca a mantenerla fino alle ultime ripetizioni, mantenendo una forma impeccabile. Quindi se mi alleno in stile powerlifting migliore il massimale, magari mi abituo a percepire un carico maggiore e può essere in alcuni contesti utile, però generalmente non sto allenando il tipo di forza che interessa a me, perché non mi alleno a mantenere la forza fino al cedimento in quello specifico RM. Quindi questo è quello che devo fare. Come farlo? Col progressive overload. Quindi progressive overload stile chasing the log, mi metto, cioè il mio rep range, ne abbiamo parlato ampiamente in tanti video, nonché nella nostra Academy, vi lascio il link qua sotto in descrizione, e vado gradualmente a ogni sessione a cercare di battermi. Il carico arriva ad essere un carico veramente molto molto importante. Ovviamente dobbiamo periodizzare, ovviamente dobbiamo cambiare quando serve l'ordine degli esercizi, dobbiamo scaricare quando arriviamo in overreaching, però con il chasing the log riesco a ottenere un buon carico e questo di per sé migliora tanto il petto. La cosa che abbiamo notato nelle nostre live è che le persone erano impressionate dal rep range utilizzato e dai carichi che venivano sollevati per quel rep range con quel livello di effort. Quindi i carichi alti sono spesso associati a lavori in buffer su fondamentali. Non deve essere assolutamente così. Secondo motivo per cui il petto non cresce, perché c'è un motivo per cui i carichi sono importanti, e questo motivo è che come meccanismo di adattamento ipertrofico il petto risponde molto bene, o meglio è molto facile causare tanto danno muscolare. Come posso farlo? Posso farlo attraverso l'utilizzo di intensifier, ossia tecniche di intensità specifiche, tutte le tecniche che permettono di enfatizzare lo stretch muscolare, quindi lo stretch forzato, e la fase eccentrica del movimento. Sono
sono delle tecniche che si prestano molto molto bene sul petto. Quindi, per esempio, uno stretch forzato a fine sessione, cosa abbiamo fatto, un'eccentrica, magari nel momento in cui vado a fare un drop del carico, faccio il mio 8-10 RM, droppo il carico e là faccio tutte le ripetizioni con 6 secondi di eccentrica. Oppure ancora delle dips, faccio delle eccentriche forzate per raggiungere un cedimento eccentrico, logicamente in sicurezza, come sempre ragazzi. Però lavorare sulle eccentriche e lavorare su tutte quelle tecniche che enfatizzano il danno muscolare è qualcosa di molto efficace, semplicemente perché sul petto possiamo farlo molto bene. Una delle ragioni, ma non logicamente tutte, è il fatto che la posizione di stretch del petto è una posizione molto difficile da riscontrare in natura, quindi possiamo strecciare con efficacia il gran pettorale, cosa che non avviene per esempio nel dorso, perché come arrampicatori derivanti dalle scimmie la posizione di stretch del dorso noi la raggiungiamo in natura molto facilmente, quindi il distretto viene traumatizzato molto di più con uno stretch, così come le eccentriche, perché possiamo sollevare tanto, un distretto con un'ottima attivazione, quindi possiamo caricare tanto mantenendo una buona attivazione muscolare, insomma tantissime ragioni, però il fulcro è concentrarsi sul creare tanto danno muscolare senza lo trascurare tutto il resto. Terza ragione, questa è quella più comune, ma Ludo, ma hai fatto una sessione petto e non hai messo la panca piana, cioè non è petto se non è panca piana. Beh, in realtà è petto se non è panca piana, anzi molto spesso è molto più petto senza marca panca piana, molto più petto senza la panca piana, no? Perché questo? Perché la panca piana è sicuramente un fondamentale, ma il termine fondamentale purtroppo è stato mal interpretato dalla persona, dalle persone in generale, non so effettivamente dove è nato, cioè in inglese si chiamano big lift, non fundamental lift o cose del genere, big lift, cioè i grandi lift che normalmente sono associati al powerlifting. Termine fondamentali se l'è cagato qualcuno e da là è stato visto come devo utilizzarli. Non è così, sono fondamentali se vogliamo perché nel neofita permettono di stabilire e attivare tante connessioni neuromuscolari, tante pattern neuromuscolari e soprattutto una sinergia tra i diversi distretti, quindi sono sicuramente più che fondamentali propedeutici, però detto questo non devono assolutamente esserci. Se lo squat non lo sentite bene sulle gambe, allora non utilizzatelo, peraltro non ha un buon line of pull, non ha un buon resistance profile di per sé, quindi non è un ottimo esercizio, senza parlare del bracing. Stessa cosa per quanto riguarda la panca piana, in realtà la panca piana non ha un buon resistance profile, possiamo metterci delle catene volendo, ma soprattutto non ha un buon active ROM in cui lavoriamo il pettorale, non ha un buon line of full, c'è cioè un buon intervento anche dei tricipiti, insomma è un esercizio che di per sé nasce per il powerlifting, quindi nel bodybuilding non dico che non sia efficace, assolutamente, però non dovete assolutamente metterlo. Se il petto è carente sicuramente è l'ultimo esercizio che dovreste valutare, perché ce ne sono di migliori che potete utilizzare. So che tantissimi nei commenti diranno ma Ludo no, assolutamente no, io con i fondamentali sono cresciuto. Va bene, tu sei cresciuto, però probabilmente saresti cresciuto di più anche con altro. So che molti diranno i fondamentali nel natural sono fondamentali, questo no, non è vero, non è assolutamente vero, non è che nel natural la fisiologia è diversa o la biomeccanica è diversa o i muscoli sono diversi o le articolazioni cambiano, il corpo si smista, i vari distretti, no, assolutamente no, è sempre la stessa solfa. La panca piana di per sé non è un esercizio ottimale per il petto, mettetevelo in testa, lo stimola in qualche modo ma non lo stimola al massimo. Noi nel bodybuilding vogliamo stimolare al massimo, perché se un distretto non cresce dobbiamo rimediare in qualche modo. Quarto punto, sempre collegato alla scelta degli esercizi, la super incline. Super incline si intende quell'angolo di lavoro che va dai 70-80 gradi, ok, di inclinazione, quindi quell'esercizio che tutti vedono un po' come un esercizio per le spalle. In realtà le spalle che cos'è che fate voi? Mettete la panca a 90 e vi mettete tutti incassati in qualche modo, quindi di fatto state in super incline. Il discorso è che la super incline è un angolo pazzesco per coinvolgere le fasci claveari del gran pettorale. Questo perché non è soltanto dato l'inclinazione, in realtà l'inclinazione è la causa. Il discorso principale è che più inclino, più vado ad addurre l'omero, quindi il line of pull targetizza i fasci claveari. E pochi lavorano in super incline. Ora avete due scelte che vi posso dare. La prima in assoluto è quella di inserire un esercizio in super incline quando lavorate il petto, molto banale, potete inserirlo come primo compound importante, potete inserirlo come ultimo compound in base alla priorità che volete dare ai fasci claveari. Mio consiglio se avete due rotazioni di petto, per esempio, che in molti molti casi è la cosa più congeniale, inseritene una volta in come primo compound e una volta magari come ultimo compound in range un po' più metabolici, magari con un filo meno volume. Seconda opzione che vi do, se state facendo per esempio una Dorian Yates split o altri splittaggi in cui avete una sessione di petto e una sessione di spalle, allora nella sessione di petto voi allenate il petto nelle varie inclinazioni ma non toccate la super incline, toccatela invece nella sessione spalle. E altra piccola interessante tip è quella di inserire sempre nella sessione spalle un piccolo richiamo di petto, sia dopo aver fatto la super incline o subito prima come preattivazione, fare delle machine flies per concludere il lavoro sul petto. Quindi lo vado a coinvolgere soprattutto i fasci claveari, poi gli do una schicchera finale oppure le proiettivo con una bella schicchera e
poi subito dopo vado a coinvolgerlo con la mia super incline. Quindi in questo modo darò due stimoli differenti nell'arco della settimana e soprattutto aumenterò la frequenza di lavoro sul petto. Ultimo punto che ho accennato poco fa, la preattivazione. Molto spesso il problema per cui il petto non cresce è che le stesse persone dicono: non sento il petto lavorare. Se non senti il petto lavorare, devi preattivarlo, per forza di cose, perché probabilmente da solo non si attiva. Quindi, come preattivarlo? Abbiamo due opzioni: possiamo fare dei lavori di preattivazione che non sono delle serie allenanti, ma semplicemente dei lavori a livello di propriocezione scapolare, alcuni lavori che porteremo, ad esempio, in un prossimo corso su Rhino Nation di yoga, che sono dei lavori di flow in cui io vado a attivare la muscolatura con lavori specifici per sbloccare a livello articolare, ma non vi annuncio niente, ne parleremo poi successivamente quando arriverà il corso, che sarà, ragazzi, stratosferico come tutti i corsi che abbiamo su Rhino Nation. Abbiamo poi, oltre ai lavori di preattivazione, gli esercizi di preattivazione, quindi degli esercizi, delle serie allenanti vere e proprie in cui io preattivo il mio distretto. Devono essere esercizi di attivazione, quindi non di isolamento, ma di attivazione, esercizi in cui sento molto molto bene il distretto. Devono essere esercizi in cui riesco a spremermi abbastanza, non coinvolgo troppo altri distretti sicuramente e riesco a creare tanto pompaggio muscolare. Quindi non deve essere un carico eccessivo, deve essere un carico abbastanza medio, devo sentire bene il muscolo lavorare, devo creare pompaggio. Il pompaggio, ragazzi, è fondamentale per poter sentire bene un distretto, è quello che ci permette di sentirlo e percepirlo al meglio. Non ne siete sicuri? Allora provate a mandare in pump i vostri bicipiti in una maniera più brutale possibile, proprio il pump della vostra vita, e poi andate subito dopo, quando sentite sti bicipiti come papagne, andate a fare un push down. Sentirete soltanto il bicipite che si allunga e si accorcia. Il push down per tricipiti, sì, lo provate a fare e sentite soltanto il bicipite che si allunga e si accorcia, perché c'è un pump mostruoso, quindi non sentite assolutamente niente sul tricipite. Proprio perché il pump ci permette di percepire meglio il distretto muscolare, come se ci fosse una persona che vi tocca sempre costantemente. Quindi, ragazzi, questo è tutto per i nostri 5 consigli e motivi per cui il petto non cresce. Di nuovo una riflessione così al volo che volevo spararvi. Io vi rimando a tutti i nostri video, vi rimando a Rhino Nation, link in descrizione, il nostro portale dedicato a tutti voi, una community gigantesca in cui potete trovare i nostri video esclusivi, la nostra academy, quindi tutti i nostri corsi, i nostri log, tutti i nostri allenamenti e soprattutto il forum dove potete sbizzarrirvi con qualsiasi domanda. Noi siamo là per rispondervi. Quindi rhinonation.co.uk qua sotto in descrizione. Per il resto seguiteci su tutte le piattaforme. Qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere. Vi lascio andare. Grazie per averci seguito fino a qua. Alla prossima!